Ciao ragazzi, siamo a Monza, siamo nei paddock dell'autodromo e ci troviamo qua per un evento molto speciale, perché a sorpresa Milestone ha annunciato un gioco proprio qui dall'autodromo ed è un gioco che ha a che fare, come potete vedere, con le moto, ma in particolare con questa moto, perché, e ve lo svelo subito, si tratta del gioco ufficiale di Valentino Rossi. Insomma, colpaccio di Milestone che ha preso i diritti sulla figura di Valentino Rossi e realizzerà un gioco che includerà una corposa modalità carriera che ci consente di rivivere i momenti della storia carrieristica di Valentino Rossi e che quindi spazierà non soltanto dalla MotoGP ma anche evidentemente nelle altre categorie e soprattutto, visto che siamo al Rally di Monza, anche nel Rally di Monza. Quindi sarà un gioco che mescola automobili, automobilismo e motociclismo, quindi qualcosa di molto particolare. Ci sarà anche la possibilità di far crescere dei piloti, perché sarà inclusa una modalità carriera che permette di crearsi il proprio pilota a partire dalle categorie minori, poi salire fino alla MotoGP e altri elementi interessanti che saranno svelati nel corso dei prossimi mesi. La cosa interessante di tutto questo è che Valentino Rossi, che era qua fino a pochi minuti fa, è venuto a fare un rapidissimo saluto, si occuperà personalmente di supervisionare lo sviluppo del gioco. Ce l'ha garantito lui di persona, lo ha detto lui, quindi insomma seguirà lo sviluppo e cercherà di fare uscire un gioco alla sua maniera, come piace a lui. Quindi insomma c'è un po' di hype, devo ammetterlo, perché quanto affermato da Milestone è davvero molto ambizioso. Speriamo che mantengano le promesse. Io intanto resto qua a godermi la festicciola e a guardarmi questa meraviglia, che vedo se posso avvicinarmi. Naturalmente ve la faccio vedere da vicino. Bene, insomma ragazzi, mi fermo qua. Da Monza è tutto e ci vediamo alla prossima.